Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video. Cosa cambierei del mio passato? Questo è il titolo che ho scelto di dare a questo contenuto. Allora, voglio partire con una precisazione. Non affronteremo questo argomento con l'ottica del rimorso. Non è il modo in cui approcceremo questa cosa, anche perché sono un grande, diciamo, sostenitore dell'idea che tutte le cose che facciamo, che abbiamo fatto nel corso della vita, ci hanno portato a questo momento della nostra storia, con tutti i pro e tutti i contro. Però, per chi mi conosce già da un po' lo sa, io mi sono tatuato addosso una frase che è Amor Fati, che è proprio l'emblema di questa accettazione, un po', se vuoi, del destino, ma un'accettazione proattiva, nel senso che tutte le cose che succedono, in qualche modo, è giusto che succedano. Allo stesso modo, però, credo che ci sia un grandissimo valore nell'analisi della propria storia, del proprio passato, perché, come racconta un proverbio cinese, il momento migliore di piazzare un... Sì, oddio, piazzare. Vabbè, non siamo in Minecraft. Però il proverbio dice: il momento migliore di piantare un albero era 20 anni fa, il secondo miglior momento è ora. Ed è così. Quindi, se uno si rende conto, analizzando la propria vita, che ci sono delle cose che forse era meglio iniziare prima, forse avrebbero potuto portare un miglioramento, è inutile piangere sul latte versato, il miglior momento per piazzare l'albero è ora. Tanto vale piantarlo. Quindi, guardando al passato, quali sono delle cose a cui mi sarei approcciato diversamente? Ci ho pensato un po', ho trovato 5 argomenti di cui parleremo durante questo video, ve li elenco brevemente. Allora, il primo argomento riguarda la gestione degli spazi casa-lavoro, ve l'ho già accennato in un altro video, ma voglio integrare, voglio parlarne, diciamo, in maniera un po' più completa. Allo stesso modo, anche quello che è l'aspetto della vita sociale, inteso come proprio socialità e network, quindi da intendere sia come vita privata che come lavoro. Parleremo poi della gestione del proprio patrimonio e di come sia importante affidarsi a un consulente finanziario esperto, parlando proprio degli errori che ho fatto in passato, ma sempre senza piangersi addosso. Parleremo dell'attività fisica, quindi non solo palestra, ma proprio anche sport ed essere attivi in generale. Ultimo argomento, ma non meno importante, anzi forse il più importante per quello che mi riguarda, è la questione delle, se vuoi, scelte difficili, scelte o compiti difficili, approfondiremo meglio. Ora, per uno di questi argomenti, parlando di gestione patrimoniale, poi durante il video mi verrà in soccorso Moneyfarm, con cui questo video è realizzato in collaborazione. Che cos'è Moneyfarm? È un player di consulenza finanziaria indipendente che è in Italia dal 2011, con tantissimi prodotti legati all'investimento che sono semplici, accessibili, ci sono prodotti per tutte le esigenze, gestiscono 4 miliardi di asset e hanno oltre 125.000 clienti tra Italia e Regno Unito. Il tutto viene coordinato tramite un'applicazione digitale che è comodissima perché ti permette di avere sempre tutto sotto controllo, ma soprattutto di avere sempre il supporto con un consulente tramite telefonate, videochiamate o la mia preferita, la chat. Ora, come vi dicevo, sono sponsor di questo video perché parlerò di gestione patrimoniale, che è uno dei loro punti di forza, uno dei loro prodotti di punta, in cui ti affiancano a un consulente finanziario che, in base alla tua, diciamo, avversione al rischio, andrà a costituire un portfolio che rispecchia chiaramente gli obiettivi che ti predisponi. La struttura di questi portfoli viene seguita da un team di esperti che, insieme al consulente finanziario, si occupa di monitorare e bilanciare gli investimenti. Uno dei motivi per cui ho deciso di provare questo servizio, per cui lo faremo insieme durante questo video, è anche per chiaramente approcciarmi meglio ai miei obiettivi di lungo termine, di cui vi ho già parlato in un altro video, ma che approfondiremo, e anche per diversificare rispetto ad altri investimenti che comunque ho attivi, ma che sono più fai da te perché sono io a scegliere le esposizioni. Ora vi spiego molto rapidamente anche quali sono gli altri prodotti che Moneyfarm offre. Abbiamo Liquidità Più, che è un modo di gestire la propria liquidità senza vincoli e con un rischio molto più contenuto. Si parla quindi di obbligazioni, certificati di deposito, ma in base anche all'andamento del tasso di interesse segnato dalla Banca Centrale Europea, e ha un rendimento, mi hanno riferito ad oggi, lordo annuale del 3,9%.
100%, che è molto interessante comunque. Abbiamo poi il piano pensione che, come suggerisce il nome, consente di strutturare un piano individuale pensionistico che si legge PIP per integrare, comunque prendersi cura, strutturare la propria pensione futura. E voi direte, ah ma chissà che ci arrivo alla pensione, ma se poi ci arrivi comunque è meglio averci pensato prima. C'è poi il conto titoli, che è un servizio nuovo di inizio 2024, che consente di selezionare dei titoli azionari, degli ETF che sono messi a disposizione dal team di Moneyfarm per creare il tuo portfolio. Infine abbiamo Moneyfarm Sicura, che è un modo di far collaborare insieme i vantaggi dell'investimento, diciamo, classico con quello della polizza assicurativa, ma ne parleremo meglio a tempo debito. Entriamo nel vivo del discorso. Stiamo parlando di questi 5 punti, queste 5 macro categorie, e quando mi sono seduto lì a pensare quali erano questi aspetti della mia vita che volevo comunque analizzare, il primo che mi è saltato alla mente è proprio questo aspetto di divisione degli spazi casa-lavoro. Perché ci faccio particolare attenzione a questa cosa qui? Un po' perché storicamente negli ultimi anni abbiamo visto una grande grande attenzione verso lo smart working, no? Il lavorare da casa, il poter lavorare un po' da tutti i posti del mondo. Ecco, questa roba dello smart working io ce l'ho da quando ho iniziato a lavorare, perché io ho iniziato a lavorare, ma come tanti miei colleghi, sempre da casa, con la postazione nella cameretta, registrare i video sul lettino con la videocamera di fronte a sé e così via. E questo cosa implicava? Implicava che a livello mentale non ci fosse quasi mai un vero staccarsi, non solo dall'ambiente di lavoro, ma dal lavoro in sé. E da un certo punto di vista è obiettivamente comodo, perché se pensi sempre al lavoro performerai meglio di chi invece stacca. Questo è quello che pensavo, e devo essere proprio schietto e onesto, è così all'inizio. Ma il rischio qual è? Come è successo a me 3 o 4 anni fa, di raggiungere poi il burnout, per cui proprio esplodi e non ne vuoi più sapere niente di lavoro, c'è bisogno di bilanciare le cose, di equilibrio. Da quando mi sono trasferito nella casa nuova, avevo setappato la mia postazioncina sempre in casa, ma poi mi sono reso conto di aver bisogno di uno spazio dedicato. È così che ho iniziato un po' a cercare in primis dei posti in affitto, poi ho trovato l'offerta qui dello studio e quindi ho deciso di acquistare l'immobile. Ho notato un cambio totale dell'approccio al lavoro, ma anche proprio nell'efficienza. Io so che quando sono in studio ci vado per lavorare. Sembra una banalità, lo so, ma essendo una persona che ha sempre lavorato da casa, non è per niente scontata, e nel mio piccolo è stata una rivoluzione nella mia vita, anche privata. Ma proprio per evitare di rientrare in quel mood lì, mi sono approcciato anche in maniera completamente diversa a questo aspetto dello studio. Io vengo in studio il minor tempo possibile per portare a casa il miglior risultato possibile. Ma non solo, ho iniziato ad apprezzare molto di più anche il mio ambiente casa. Quindi la casa la vivo molto meglio, perché io quando esco dallo studio lascio nello studio anche, non tutti, ma molti dei pensieri che sono legati al mio lavoro. E allo stesso modo, anche avendo altre, diciamo, aziende, ogni azienda ha il suo ufficio. Quando io entro in quell'ufficio sono in modalità Vandelust, sono in modalità off market, sono in modalità crochet. Ed è la prima cosa venuta in mente, perché ho notato proprio un cambiamento radicale nella mia qualità di lavoro e di vita. Anche proprio l'atto di andare in ufficio ti mette nella posizione di dire, ah, sto andando al lavoro. Non lo so, è un qualcosa che per me ha risuonato tanto, confrontandomi anche con altri miei amici imprenditori, anche per loro è così, e quindi mi sentivo di raccontarvi questa cosa. Secondo punto, vita sociale e networking. Da quando mi sono trasferito a Milano, quindi da quando avevo 18-19 anni fino ai 22-23, io ho passato quegli anni in completo, diciamo, oblio lavorativo. Mi svegliavo la mattina, mi mettevo a lavorare fino alla sera, boom, dormivo, boom, repeat, basta. Nel senso, era la
quasi totalità del mio anno solare, tranne magari qualche settimana di vacanza qui e lì, qualche viaggetto, perché comunque il mio lavoro me lo consentiva, ma per il resto Milano, una città che ha tantissimo da offrire e che io non riuscivo a, diciamo, non riuscivo a capitalizzare su questa mia scelta di vivere a Milano, se non per l'aspetto logistico di spostarmi da un posto all'altro, di essere vicino a un aeroporto internazionale e così via. È una cosa, la vita sociale di Milano, che ho iniziato ad approfondire nel corso degli anni, è aumentata ed è aumentata anche chiaramente la mia cerchia di conoscenti, di amici, è aumentato anche il mio network lavorativo. C'è un detto: più mani stringi, più soldi fai, nel senso più persone conosci, persone che sono poi anche affini magari al tuo settore, ma anche no, più è probabile trovarsi in contesti in cui ti verranno proposte delle opportunità. È vero che Milano è anche tanto feste, discoteche, cose che a me non fanno particolarmente impazzire, preferisco una cena tra amici, preferisco una cena tra amici e amici di amici, così per conoscere persone nuove, ma senza quel, diciamo, senza dover avere la musica nelle orecchie pesante. Ma tralasciando quell'aspetto lì, perché quando uno pensa alla vita sociale di Milano pensa a quello, io invece no, io penso alle grandi cene con gli amici e gli amici degli amici che si fanno queste magari tavolate di 12-13 persone, si va a mangiare, che sia il sushi, che sia il toscano, che sia gli arrosticini. Si parla del più, del meno, di cosa sto facendo ora, di cosa sta facendo lei, di cosa sta facendo lui. E sono le cene dei grandi brainstorm. Perché parlo, ho messo questo punto della vita sociale e del networking? Perché in passato ero molto più chiuso, molto molto più introverso e facevo fatica a relazionarmi con una tavolata di persone che non conoscevo, ad esempio. Ero lì chiuso a lavorare, 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 lavorare. Ora, ripeto, non rimpiango assolutamente, ma se posso dare un consiglio a chi oggi sta facendo percorso che magari ho fatto io in passato, anche analogamente in altri settori, non tralasciate l'importanza di stringere nuovi mani. Stringere nuove mani non per forza con malizia del cosa posso vendere a questo tipo, ma partire dalla presupposizione che quando parli con una persona, lei sa qualcosa che tu non sai. Qualsiasi persona, parlare del più, del meno ed essere delle spugne. Questo forse è il modo di riassumere al meglio questo punto, essere delle spugne, parlare con più persone possibili e ragionare su quali sono gli aspetti migliori che io posso integrare nella mia vita per far sì che la mia vita diventi leggermente più bella di giorno in giorno. E quindi questo vuole essere un invito alla socialità, soprattutto in un mondo che tra l'Apple Vision Pro e TikTok e Instagram e YouTube stesso, diciamo, porta un po' alla chiusura, porta all'isolamento sociale, se vuoi. Il mio grande consiglio è abbattete questo, diciamo, questa voglia di isolamento, di sto a casa, faccio questo, ci sta, ma una volta, 2 a settimana, provate a organizzare delle grandi cene con un gruppetto di amici e fate invita chi vuoi, facciamo una tavolata, quante persone? 7, 8, 12, è un qualcosa che per me sta diventando quasi una droga, sto diventando dipendente dal conoscere persone nuove, dal fare anche amicizia, ma non per forza. Ed espandere la mia cerchia di conoscenze sicuramente, ma soprattutto le cose che so tramite l'esperienza degli altri. Passiamo al terzo punto, la gestione patrimoniale. Ora, gestione patrimoniale è qualcosa che bene o male vi ho sempre accennato, vi ho sempre un po' raccontato senza peli sulla lingua, quindi facendo sempre i conti in tasca a me stesso in questo caso, perché credo che ci sia anche qui un grande valore nel prendere esperienza dall'esperienza degli altri. Per questo sono sempre stato molto aperto. Come sapete, l'anno scorso ho dovuto liquidare quasi tutti i miei investimenti e da poco tempo a questa parte ho reiniziato in maniera anche un po' aggressiva, se vogliamo, a aprire delle posizioni a lungo termine perché i miei obiettivi ora quali sono? Ora voglio consolidare il patrimonio in modo che i soldi non vengano persi in futuro all'inflazione che sta davvero impazzendo, o comunque che non siano lì fermi a prendere la muffa in un conto o sotto il fantomatico materasso. Ora, io in passato non mi sono mai affidato a un consulente.
Mai. Ho sempre fatto le cose per conto mio, fin dai primissimi investimenti che ho fatto ormai 10 anni fa, e erano quasi tutti in perdita, anzi, erano tutti in perdita, li ho chiusi tutti, perdendo non tantissimo, ma ero molto emotivo, quindi vedevo che scendeva, saliva, contavo tutti i giorni, ero impanicato, ho detto, ah, cacchio, ho messo 1.000 euro qui, ora è sceso del 3%, no, ma questo scende ancora. Ero super suscettibile alla volatilità e questa cosa qui me l'ha fatta vivere molto male all'inizio. Ho imparato meglio cosa vuol dire porsi degli obiettivi, avere un piano, e poi ho scoperto anche gli ETF e mi sono innamorato degli ETF. Sono proprio questi panieri di diversificazione che davvero adoro, proprio perché entri in quell'ottica di gestione da parte di chi lo fa per lavoro. Ecco, proprio in questo ambito mi sono affidato a Moneyfarm. Quindi non scegliere per conto mio, diciamo, fai da te delle posizioni in cui mettere dei soldi, ma affidarmi a un consulente finanziario che ha studiato il suo lavoro. Chiaro, nessuno può avere la bacchetta magica e predire il futuro, ma sicuramente c'è più freddezza, compostezza, razionalità nella gestione dei miei soldi in questo caso. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Ho creato il mio conto, rapidissimo, ci vogliono davvero 5 minuti. E una volta creato il conto di Moneyfarm, la cosa che ho fatto è stata completare un sondaggio che è richiesto ed è importantissimo per capire che tipo di investitore sono. Sembra banale, ma non lo è. Ci sono investitori che sono disposti a rischiare di più in cambio di un possibile ritorno più elevato. Ci sono investitori che preferiscono avere, diciamo, il minor rischio possibile e quindi investire in determinati prodotti. Cioè, dipende tutto da quali sono gli obiettivi. E rispondendo ad alcune domande, viene individuato, c'è un, diciamo, una calibrazione di rischio che va da 1 a 7. Io sono rientrato nella categoria da 4 a 6. Una volta completato questo questionario e capito che sono un investitore che comunque è leggermente affine al rischio, ma non eccessivamente, ho fissato una chiamata, che la chiamata è gratuita, con il consulente di Moneyfarm, che mi ha guidato nella piattaforma e mi ha fatto vedere un pochino come funziona, ma soprattutto che tipo di portfolio potevo avere. Ora, come dicevo, io sono entrato nella categoria da 4 a 7, quindi avendo e volendo più o meno rischio di investimento, la composizione del mio portfolio cambiava. Più alto il rischio, più si alza la componente azionaria, più è basso il rischio, più si alza la componente di obbligazioni e prodotti affini. Ora, per questo investimento ho deciso di allocare una somma di 10.000 euro come punto di partenza. Lo andremo a vedere anche più avanti. Farò un video di aggiornamento per spiegarvi come sta procedendo. Chiaro che dipenderà anche da come andrà il mercato, però per farvi sapere come mi trovo con questo servizio, per essere il più trasparente possibile. A questo punto, tra l'altro, io l'ho voluto dedicare alla gestione patrimoniale, un po' per raccontarvi di Moneyfarm e un po' perché ho avuto questa esperienza proprio ultimamente di dover liquidare gli investimenti. Io ho detto, urca, davvero una spesa grossa, non me l'aspettavo, ho dovuto far così per forza di cose. Ma questo aspetto si può anche, diciamo, espandere a un po' tutti gli elementi, se vuoi, della propria vita, che può essere sia privata che professionale, cioè di affidarsi ai professionisti. Non sto dicendo che devi per forza affidarti al professionista, ma prova. E io questa cosa l'ho notato con l'arredamento, anche solo qua nello studio. C'è una parte dello studio che ho redatto da solo, che ora dovrò riarredare, che è ora non mi piace più. Perché? Perché ho invece quest'altra parte dello studio, compreso questa, che mi sono affidato a dei professionisti, e io ogni volta che entro nello studio guardo questo angolo e dico, mica, ma che figata! Che se la gente lo fa di lavoro e viene pagata dei soldi, o la gente è scema che gli dà i soldi, o effettivamente un motivo ci sarà. E per quello che mi riguarda, il motivo principale è spesso l'esperienza. Se uno tutto il giorno, tutti i giorni sta lì a fare quella cosa lì, per forza di cose ne saprà di più, o perlomeno avrà sbagliato di più e quindi avrà più nozioni da trarre dalla propria esperienza. A proposito di professionisti, entriamo nel quarto punto. Allora, come sapete, io qualche tempo fa, più di un anno, mi sono affidato a Giacomo Spazzini, che è un imprenditore del mondo del fitness, che mi sta davvero molto simpatico, è una persona
davvero d'oro, e mi sono affidato a lui e al suo team per, diciamo, iniziare il mio percorso in palestra. Ecco, li ho completamente delusi, sicuramente, e abbandonati. Ho completamente lasciato il mondo dell'attività fisica con l'intenzione. Il primo periodo in cui mi sono trasferito a Milano, l'ho passato una vita molto molto sedentaria, poca attività fisica. E davvero raramente. Questa cosa io l'ho metabolizzata, quindi ora sono più attivo, ma più attivo nel senso che cammino tanto, faccio le scale al posto di prendere l'ascensore, questi piccoli dettagli che sono sicuro e ho già visto che mi danno tanta più vitalità e che mi danno quella consapevolezza di essere leggermente più attivo. Ma so che dovrei fare degli sport, so che dovrei essere più attivo fisicamente, eppure non trovo lo stimolo per farlo. Quindi questo punto io lo faccio per chi come me si trova nella stessa situazione, perché vuole essere un modo di, lo so che questo albero andava piantato 20 anni fa, ma il momento migliore diventa ora, e diventa un'ora per me e spero che lo sia anche per voi. Pensavo che già con GS Loft, con Giacomo, potesse essere così, ma dopo l'estate scorsa ho passato un mese a mangiare come un deficiente, a non allenarmi minimamente se non a fare la nuotatina in piscina, nel senso completamente abbandonato, e poi sono tornato a finire lo studio. Mille scuse, perché alla fine sono scuse. E l'ho lasciato completamente. Perché ho inserito questo punto? Un po' perché lo so, l'ho metabolizzato e so che andrebbe fatto, ma ancora non lo faccio. E un po' perché c'è un mio vecchio amico, non di vecchia data, ma vecchio di età, che ha la bellezza di 96 anni. Lunga storia, magari un giorno me la racconterò. E lui a 96 anni è arzillo, è molto attivo, perspicace. Comunque, a 96 anni, che io direi ad arrivarci così a 96 anni ci metto la firma istantaneamente. E allora, una delle ultime volte che l'ho visto, gli ho chiesto: ma scusa, se tu dovessi dirmi qual è il segreto della tua longevità, perché comunque arrivare a 96 anni con questa fisicità, non nel senso che è muscoloso, ma che fa tutto praticamente, certo con il peso di 96 anni addosso, ma è il 96enne più arzillo che conosco. Ho detto: qual è il segreto? E lui mi fa: guarda, se dovessi proprio pensarci, forse è tutti gli sport che ho fatto, ma non solo lo sport in sé, ma la grande varietà di sport, quindi essere attivi a 360 gradi, che sia sciare, giocare a basket, il calcetto, l'arrampicata, insomma, essere attivi il più possibile per, insomma, comunque stimolare il corpo a livello muscolare, anche perché so che ci sono degli studi che associano la prontezza fisica alla funzione cerebrale. Per questo ho inserito questo punto e, ragionando in passato su quella che è stata la mia vita fino ad ora, so che devo migliorare da quel punto di vista, perché, come dice un famoso meme, l'unico cardio ora è scopare e non va bene. Bisogna essere più attivi perché così si performa meglio poi anche nella vita privata. Andiamo avanti. Quinto ed ultimo punto, forse il più importante, che riassume tutti i precedenti e tutti i possibili futuri. Le scelte importanti, i problemi difficili, la questione di affrontare a testa alta tutto ciò che si ha paura di affrontare. Questa è una cosa che a me da piccolino un po' bloccava, no? Come andare a cena con persone che non conosco, ma di cosa parliamo, di cosa si fa? Questa paura del non so. E questa paura si rifletteva poi anche nel dover fare le cose un po' più difficili, ma per dire difficile per me qualche anno fa era anche alzare la cornetta e chiamare il dottore per fissare, non lo so, la mappatura dei nei, perché c'avevo paura della mappatura dei nei. Caso che un neo cancerogeno, bisogna fare la chemo, oddio che paura. Cioè, avevo questa avversione a fare cose che per me erano quasi un ostacolo. Ecco, il consiglio che posso darvi col senno di poi, e questa è una cosa che anche qui diventa un po' una dipendenza, una droga, di iniziare dalle cose che sono piccole, ma di affrontarle. Quindi, magari se si ha un problema grande, di cercare di sminuzzarlo in tanti piccoli problemi, in modo che la parte più piccola di questo problema io possa provare ad affrontarla, e se ci riesco poi diventa l'effetto palla di neve, per cui ti manca quasi poi, se non hai delle scelte difficili da fare, vai a cercare, se non hai delle scelte difficili, delle cose scomode da fare, ti servono per portare avanti un progetto, un obiettivo, dici: c'è qualcosa che non va, ho bisogno di una sfida in più. Scelte difficili che io prima delegavo completamente. A chi delegavo? Nei mails le delegavo a Giuseppe, Stefano, Sasha, che erano più grandi di me, dicevo: ah, fate così. E poi, quando entri un po' in quel meccanismo, vuoi essere tu a prendere le decisioni.
perché dici no, voglio affrontare io questo ostacolo, questo muro. Sempre con l'ottica di comunque miglioramento personale, se vuoi, di imparare, di esperienze e così via. Però quando ora mi trovo davanti a una scelta difficile, a un ostacolo, come volete chiamarlo, il mio corpo si attiva. Provate ad avvicinarvi a questo mondo del affrontare paure, ma non tanto le paure, perché paura è una parola forse troppo grande, troppo vaga. Ostacolo mi piace di più, perché l'ostacolo è una cosa che hai di fronte a te che se non superi non puoi arrivare dal punto A al punto B. Quindi affrontare gli ostacoli più grandi, più piccoli, più grandi che siano, è un consiglio che voglio darvi un po', diciamo, infine a questo video. Cosa cambierei nel passato? Inizierei da subito ad affrontare senza imbarazzo, senza timidezza questi ostacoli. Poi diventa davvero uno sport. E ecco, su questo aspetto, come dicevo, può essere facile provare a delegarlo, no? A dire, ah, questa cosa falla tu. E secondo me è sbagliato, perché stai regalando esperienza a qualcun altro. Pensatela così, pensate proprio in maniera proprio cazzimma totale, quasi egoismo. No, questo ostacolo lo voglio superare io, perché i punti esperienza del superare questo ostacolo li voglio io. E se iniziate a ragionare così, chiaro, sempre con del senno, posso dirvi che quella che è la mia esperienza, ci saranno dei miglioramenti in tantissimi aspetti della propria vita. Perfetto, questi erano i 5 punti che volevo trattare oggi. Vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia stato utile, che possa essere di ispirazione per il vostro presente e per il vostro futuro, per essere uno spunto di autoanalisi anche. Ringrazio Moneyfan per aver sponsorizzato questo contenuto. Come avete visto, è una piattaforma completamente digitale, indipendente, è utile anche perché offre tantissimi diversi prodotti per diversi tipi di investitori e soprattutto, come vi dicevo, come era mio obiettivo, ti affianca dei professionisti. Proprio nell'ordine della trasparenza più totale, per raccontarvi come va questo percorso, farò un video di aggiornamento, penso tra qualche mese, per raccontarvi come procede questa esperienza di Moneyfarm della gestione patrimoniale. E inoltre, infine, vi ricordo che trovate il link in descrizione per maggiori informazioni, ma in particolare trovate il mio link, così che possiate anche voi organizzare la vostra chiamata gratuita, ma soprattutto potrete avere uno sconto sulle commissioni dello 0,1% per i primi 6 mesi di gestione patrimoniale. Ancora una volta, grazie mille per essere arrivati in fondo a questo video, perché è un bel XXL. Ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti. Ciao a tutti.